Nessun aiuto dalla Regione Lazio per la provincia di Rieti. È stato ribadito nel corso dell'incontro in prefettura tra il presidente della provincia di Rieti, Giuseppe Rinaldi, e alcuni funzionari regionali che si sono limitati a citare i tagli dati dalla stabilità 2015. Dunque ancora 150 persone che da giugno rischieranno di non vedere lo stipendio. Le sorti di quest'ultimi saranno affidate agli enti e ai comuni. Ma come si può affidare il tutto nelle mani di chi è con l'acqua alla gola? Come ha ricordato Rinaldi, c'è stato un duro colpo per le province, colpo dato dalla stabilità 2015, taglio di 1 milione di euro che nel 2016 sarà raddoppiato. Inoltre, parlando dei comuni, Walter Filippi della CGL Rieti ha ricordato come siano troppo piccoli per sostenere questo ulteriore tipo di spesa. Si andrà fino in fondo, ha continuato Filippi, e ci sarà prossimamente, dopo l'assemblea con i lavoratori, uno sciopero con manifestazione sotto la regione. Anche Paolucci della UIL interviene con toni severi sulla drammatica situazione che sta colpendo il territorio, invitando tutti ad una maggiore azione. Dobbiamo subito affrontare con la giusta determinazione la drammatica incertezza sul futuro che stanno vivendo i dipendenti della provincia e di Risorse Sabine. Pretendiamo risposte certe dalla regione e dai parlamentari locali.